Perfetto, eccoci qua col nostro prossimo ospite, niente meno che la nostra direttrice, ma se ci vuoi parlare tu personalmente di te. Vorresti non farmi delle domande, invece me le devi fare, carissimo. Cosa vuoi sapere da me? Quello che vuoi. Allora, ragazzi, qui siamo nel 18° punto, un progetto che abbiamo pensato perché era arrivato il momento di prenderci cura del nostro pianeta, della nostra Terra. Voi pensate di essere come me? Una persona che apre una scuola di musica e in 35 anni forma tanta gente al punto che qualcuna di queste persone fa un'intervista e gestisce una web TV. Noi siamo una scuola di musica, quindi l'Agenda 2030 è al centro in questo momento del nostro interesse, proprio perché noi lavoriamo con persone e le persone in questi anni hanno saputo farci capire quanto i cambiamenti e le difficoltà vadano cavalcati per riuscire a donare serenità, felicità e produttività nella vita di ognuno. Io oggi sono qui con un webmaster che ha 19 anni, forse anche 18, 18 mi dice, e che ho conosciuto a 6 anni, una persona che mi fa le domande, che ne ha 22, 23, 22, Due, e che ho conosciuta che aveva 13 anni, tipo, che sono persone che stimo e che sono cresciute all'interno di una struttura, di un sistema che ha dato loro la possibilità di auto implementare il proprio sistema formativo. Questo è al centro dell'Agenda 2030. Noi siamo in un momento molto difficile, siamo in guerra, siamo post-Covid, siamo in ginocchio, ma abbiamo una grande risorsa che sono i nostri ragazzi. I nostri ragazzi che sono tutti mascherati, felici di essere mascherati perché sanno che questo li protegge, felici di essere a distanza perché questo li protegge, ma anche molto in difficoltà perché sanno che questo li allontana dai rapporti con gli altri e la relazione, i rapporti sono sempre stati al centro delle dinamiche culturali, non sempre delle dinamiche musicali, perché invece la musica, a differenza di tante altre relazioni culturali, si esprime spesso autonomamente. E questa è una cosa che io ho sempre combattuto in realtà, perché credo che la musica vada vissuta insieme, soprattutto come linguaggio di comunicazione, di insieme, di relazione. Sono 3 anni che noi non riusciamo a relazionare e oggi Fabio Carbone alla Web TV e Mattia Scolari che mi intervistano mi fanno capire che forse musicalmente ha fatto capire a loro quanto è importante insistere nel cercare di lavorare insieme. Molto bene, dopo tutto questo, fantastica introduzione, è difficile trovare una domanda specifica da cui partire, ma direi possiamo partire dalla musica. Cos'è per te? Come ti sei avvicinata? Come la inserisci in questo progetto? La musica per me è sempre stato appunto un modo per comunicare. Faccio fatica a pensare alla musica come qualcosa di altro esterno a me, ma come qualcosa di interno a me che non possono condividere con gli altri. Ecco perché è nata musicalmente, perché nel mio conservatorio ognuno di noi si faceva le sue robe e invece io volevo qualcosa che unisse le robe di tutti. Sono 30 e rotti anni che stiamo lavorando, i risultati sono visibili per tutti. In questo momento storico così difficile, ho avuto la fortuna di conoscere i lati oscuri dell'Agenda 2030, questo documento del 2015 che si è occupato di 17 punti, tutti molto importanti, e non si è occupato di noi artisti. La cultura la dava come trasversale, come fondamentale, come data per scontato, ma la cultura ha bisogno di risorse, ha bisogno di idee, ha bisogno di soldi, ha bisogno di sostegno e non andrà mai bene darla per scontata. Noi
Quindi quando io ho capito che nell'Agenda 2030, un documento così importante che 193 stati nel mondo, quindi quasi tutti, avevano approvato e tutte le grandi multinazionali avevano trovato fantastica, nel capire questa mancanza ho detto no, noi di Musicalmente, che siamo dei ribelli e che siamo alternativi, dobbiamo andare a scoprire qual è il problema di questa agenda. In questo momento storico i panda, che nel 2015 erano in estinzione, oggi 2022 sono fortunatamente non più in estinzione, mentre noi musicisti sì, lo siamo, perché non esistono più risorse per noi e non esistono più forze per noi, non esistono più speranze per noi. E quindi io ho creduto che i miei studenti migliori e i miei insegnanti, guidati da altri musicisti esperti, potessero creare qualcosa di così bello da far emozionare tutto il mondo e far capire come non si può vivere senza l'emozione di una musica, come si può vivere senza l'emozione di Alba Chiara, di Vasco, in alcuni momenti della tua vita. È impossibile. Così come è impossibile non avere un valzer di Chopin nel proprio momento di vita. Così come è impossibile non avvicinarsi a Debussy, così come non è possibile vivere senza alcuni linguaggi musicali storici, da Mozart a Bach. Noi, che siamo matti, abbiamo pensato di poter scrivere un brano musicale contemporaneo che raccontasse di oggi, che parlasse di batterie, di sassofoni, di rap, che parlasse di jazz e di musica contemporanea, che facesse capire che senza questa roba qui il mondo è spacciato, perché abbiamo bisogno di musica, abbiamo bisogno di cultura. E questa cultura è fantastica quando soprattutto passa attraverso orecchie e linguaggi consci, consapevoli e studiati, ma dei giovani. Dei giovani. Ecco perché abbiamo pensato al 18° punto. E riguardo agli altri 17 invece, cosa ne pensi? C'è qualcuno a cui ne tieni particolarmente in considerazione? Guarda, io sono una subacquea, quindi ovviamente il tema dell'acqua, il tema del mare, sono dei punti che io amo particolarmente. Il tema dell'ambiente, della natura, sono un amante della musica celtica, della musica naturale, io credo in Madre Terra, quindi chiaramente tutto quello che è l'ambiente, le piante, stiamo facendo un bellissimo progetto anche con il suono delle piante. Io credo nell'uomo e nella natura e quindi l'Agenda 2030 mi rappresenta nel momento in cui l'agenda tiene in considerazione il fatto che per parlare di uomini, di acqua e di mare, di ambiente, bisogna passare anche attraverso la cultura. E come pensi che la musica possa veicolare, trasmettere ai giovani, ma a tutte le persone, la comprensione di questi 17 punti? La musica è capace di far provare sentimenti, e questo non perché siamo romantici, come nel vero periodo romantico si pensava, con la luna che illumina il nostro pensiero mentre suoniamo il pianoforte, ma perché grazie a Dio le neuroscienze ci hanno spiegato che quando io canto si attiva l'amigdala, che è una zona del cervello che parla di paura, e quindi io cantando supero la paura grazie al canto. Oppure le neuroscienze mi hanno spiegato che se io suono il pianoforte e attivo motoriamente alcune aree del cervello, queste mie aree saranno più forti. Quindi non è una questione romantica, non è una questione legata a un sentimento, ad un pensiero, è una sentimento legato anche a una conoscenza molto chiara delle neuroscienze, che ci dice che se noi creiamo dell'arte costruita in modo sincero ma anche consapevole e con qualità, noi possiamo cambiare la comunicazione. Siamo stufi di una comunicazione basata sul commerciale, sul comprare, sul buttare via. Siamo stufi di questo, abbiamo bisogno di contenuti, abbiamo bisogno di presenze, perché i nostri ragazzi hanno bisogno di vivere un futuro che non sia farlocco, ma che sia esistente e di buon senso. Io sono nata nel 1964, quindi purtroppo
ho vissuto veramente tutto quanto l'edonismo reganiano e tutti questi contenuti farlocchi. Adesso basta. È arrivato il momento in cui fare vuol dire essere. Essere vuol dire cambiare insieme, insieme musicalmente, una grande rete e a dei ragazzi meravigliosi che sapranno cambiare grazie alla musica. Io appunto ripeto, il mio punto migliore è quello che riguarda gli ambienti, l'acqua, la madre terra, quindi sono più di uno, però anche l'istruzione, insomma, sono un po' multitasking. E a proposito di cambiamento, appunto, necessario, quali aspetti della musica attuale, diciamo, si potrebbero mutare, cambiare per adattarsi a Vi questi dirò delle cambiamenti cose del molto mondo? poco popolari, però è così. Io sono anche un'imprenditrice culturale, quindi basta tutto quello che è sovrastruttura, basta palchi, basta permessi. Permessi servono solo se si fanno le cose troppo complicate. Quindi questa nostra suite deve assolutamente riuscire ad essere eseguibile. Senza il permesso di nessuno, senza il palco firmato da nessuno, senza i permessi delle bottiglie, senza i tappi e i bicchieri di plastica. La musica non può fare i conti, la cultura in generale non può essere un terzo della spesa. Non può essere un terzo della spesa perché due terzi sono permessi, strutture e accidenti vari. Non può essere così. Questa suite riporta l'attenzione sulla produzione artistica. Perché l'arte vuol dire comunicazione di cambiamento. E quindi in questo momento storico a noi non serve un teatro, non serve il teatro grande, non serve il teatro, non ci serve la pedana. A noi ci serve soltanto di poter suonare quello che abbiamo nel cuore, quello nel cuore coltivarlo attraverso sentimenti di comunicazione e di cultura. Non ci serve altro. E quando quello che noi comunicheremo arriverà agli altri, gli altri come delle frecce lanceranno la nostra comunicazione senza bisogno di teatri, senza bisogno di palchi, senza bisogno di permessi, di architetti che firmano il nostro concerto a prezzi impossibili. Basta. L'arte è al centro perché l'arte è assolutamente il contenuto che nutre le persone. Questo è il nostro messaggio, l'arte al centro che si riprende quel poco che c'è, perché c'è pochissimo, perché ci sono delle esigenze più importanti. C'è la gente che ha bisogno di mangiare, di uscire da casa per poter prendere la macchina. In questa settimana poi abbiamo avuto degli aumenti della benzina che ci ha fatto stare tutti seduti. Ci sono delle esigenze di vita che sono prioritarie. E quindi i soldi che vadano dove servono per vivere, ma che lasciano quel poco che c'è all'essenza dell'arte e della cultura, che non è un palco ben firmato e con dei bei proiettori o con dei bei video, ma che è con della bella qualità artistica, fatta bene, che arrivi, che muova sto cuore, che muova questa testa e che faccia crescere le persone nella bellezza. Questo è quello che noi vogliamo fare. E questa volontà, questo messaggio, come pensi di comunicarlo ai giovani, che sono il principale bersaglio, diciamo, di questo progetto, sono il futuro? Assolutamente, uno, attraverso la costruzione di una musica che sia talmente bella che arrivi a tutti. Due, che sia talmente valoriale, che se ne capisca il significato, che non è commerciale, perché sono troppi anni che noi viviamo con la paura che qualcuno commercializzi i nostri pensieri. Quindi così trasparente, che sia evidente che quello che noi stiamo dicendo è solamente bello, è frutto di un'emozione. 3. Coinvolgendo le persone, noi in questo 18° punto abbiamo chiesto a ragazzi under 25 di dirci cosa ne pensavano. Abbiamo chiesto a ragazzini di 7-8 anni di dirci se secondo loro quello che stavamo facendo era bello o no, se secondo loro quello che stavamo facendo aveva un senso o no. Ci siamo confrontati con i piccoli, con i ragazzi. Io mi sto facendo intervistare da due giovani studenti, dando responsabilità loro nella scelta, perché nel momento in cui tu credi negli altri, devi renderli responsabili di quello che fanno. Ok? Quindi
la responsabilità dell'azione formativa, il valore importante di quello che fai e soprattutto la rete, aprire queste braccia tra di noi e noi grandi artisti perché hanno la conoscenza, noi grandi esecutori perché abbiamo un'altra grande conoscenza, noi studenti perché ascoltiamo e viviamo la difficoltà di oggi, noi tutti insieme che abbiamo una missione, quella di stare bene all'interno di un mondo che fa di tutto per farci stare male. Molto bene. E questo progetto, quali pensi siano i suoi punti di forza e quali potrebbero essere magari i suoi scogli, le sue criticità? Il punto di forza assoluto del 18° punto è che questo si fa insieme. Ci sono 40 musicisti, tra ragazzi, studenti, docenti di Musicalmente che si sono avvicinati alla composizione sporadicamente e compositori eccelsi, maestri addirittura di composizione. Quindi un gruppo di lavoro molto eterogeneo, molto variegato, variopinto, che si trova con dei paletti, degli ostacoli che io ho messo, perché io grazie a Dio ho avuto la fortuna, grazie a Funder 35, di conoscere le criticità dell'Agenda 2030 e quindi ho portato a tutte queste più di 40 persone le criticità e la volontà di uscire dalle criticità. Oggi, che è il 27 marzo, abbiamo chiuso questa nostra composizione in brainstorming compositivo, mettendo insieme qua più di 40 persone, ed è stata un'esperienza veramente unica nel mondo, nessuno l'ha mai fatto, con un risultato incredibile. Incredibile perché i brani che sono usciti da questa composizione, quelli che sono stati creati, hanno proprio questa capacità di adattarsi al nuovo millennio, alle sue criticità, ai suoi bisogni, con uno sguardo che viene dai grandi autori, dagli insegnanti e dai ragazzi. Per cui il mio modo per superare questo periodo è far capire che c'è un modo, se tutti lo vogliamo e tutti lo dobbiamo volere, perché sennò siamo morti. Molto bene, e tornando invece in ambito più musicale, anche più personale, ci puoi dire anche se c'è un autore, un brano che te di musica a cui sei particolarmente legata o anche che vorresti almeno sopravvivesse fino al 2030, se non potessi salvare nient'altro? Allora, io sono multitasking, quindi ho più azioni di campo. Nel mondo della musica classica il mio autore che non si può perdere è Debussy, perché veramente Debussy muove in me e nel mondo quella capacità di rendere attraverso una sonorità l'infinito. Quindi senza Debussy non si può vivere nel mondo della musica classica. Nel mondo della musica moderna, se moderna si può chiamare, io non posso sopravvivere senza un grande cantautorato di qualità. Credo che la musica moderna possa definirsi tale quando dà dei messaggi che la musica classica, attraverso le sue sonorità, il suo intento strettamente sonoro e musicale, non possa dare. Quindi per me la musica moderna ha senso quando dà una testualità. Quindi non so, io sono innamorata di Iannacci e di Gaber, del grande cantautorato milanese, e anche internazionale con Nina Simone quando divento battagliera nei diritti. Quindi per me c'è un mondo della musica classica che è fatta di suoni e di complessità e di architetture che assomigliano a quelle di Debussy, e invece nella musica moderna mi muovo all'interno di un rapporto tra il testo e la musica come quello appunto di Nina Simone o di Iannacci, che se Iannacci mi sentisse dire che assomiglia a Nina Simone non so se rivalta nella tromba o lei altrettanto. Certamente sono due mondi che mi appartengono, quindi secondo me entrambi hanno uguale valore. In questo momento storico io credo che il futuro non sia ancora un cambiamento nel genere musicale.
ma sia un cambiamento nell'indirizzo musicale. Per fare questo cambiamento di indirizzo noi dobbiamo investire nei nostri ragazzi, noi dobbiamo credere nei nostri ragazzi. I nostri ragazzi sono cresciuti con degli adulti impegnativi, a partire da me, molto bravi, eccezionali, ma molto impegnativi. Noi dobbiamo liberare lo spazio ai nostri ragazzi e lasciare che loro possano esprimere quanto noi abbiamo insegnato loro. Grazie a Nina Simone, a Iannacci e anche a Debussy. Perfetto. E infine direi, come pensi di avvicinare a chi non ha ancora, non si è ancora avvicinato a questo progetto, come i giovani, anche meno giovani, come pensi si possano invogliare a partecipare, comunque a dare il loro contributo a questo punto? Allora, in realtà molta gente si è già avvicinata al 18° punto, che è questo nostro progetto di costruzione di una suite contemporanea, di un videoclip che la rappresenta nell'opera compositiva, ma anche nel momento in cui realizzeremo questo videoclip ci saranno molti dei nostri ragazzi e delle loro famiglie coinvolte. Il modo migliore per avvicinare le persone è far capire loro che sono protagoniste di un cambiamento, che non è soltanto un modo per avvicinarle, quindi un bisogno mio, ma è purtroppo, ahimè, un bisogno mondiale. Cioè, nel momento in cui passa il fatto che quello che tu fai lo fai proprio perché cambia l'universo, noi l'anno scorso abbiamo creato un evento finale che è stata una gamification, come si direbbe oggi, nel 2022, cioè un gioco. Noi l'abbiamo fatto prima degli altri, è stato un gioco il nostro ultimo saggio. Ecco, per avvicinare le persone possiamo anche giocare, però nel momento in cui le persone si sono avvicinate con lo scherzo del gioco hanno capito di che cosa stavamo giocando e allora hanno giocato, e hanno giocato anche l'asso da 90. Io credo che la difficoltà più grande di questo momento storico sia far capire agli altri che cosa si sta facendo, perché le persone sono sotto una pressione di comunicazione, di informazioni, di messaggi che sono troppi, quindi è difficilissimo far capire che noi stiamo facendo una figata. Però se riusciamo in qualche modo, attraverso un coinvolgimento attivo, a far capire che stiamo facendo una figata, la figata la faremo tutti insieme, come quel giorno in cui ci siamo trovati tutti in Piazza Vittoria a fare una figata e abbiamo dimostrato al mondo che siamo l'orchestra inclusiva più grande del mondo, così io ho la speranza di riuscire a far capire che possiamo, attraverso il 18° punto, diffondere dei contenuti fondamentali di sostenibilità che ognuno di noi potrà fare nel suo piccolo, senza farlo vedere al mondo, semplicemente lavandosi i denti, tenendo l'acqua chiusa del lavandino. E quell'acqua chiusa del lavandino servirà a cambiare il mondo. Sembra incredibile, ma è da lì, dall'acqua chiusa nel lavandino, mentre ti lavi i denti, che il mondo cambierà. Io non mi porterò a casa la coda del pavone, però stare qui con voi oggi per me è già una grandissima soddisfazione. E quindi a Tu per Tu in Web TV, questa è la nostra Web TV in Kickstart, in Via della Ziziola, la nostra sede principale, dove abbiamo, grazie a Cariplo, trovato modo di costruire una Web TV che il nostro Fabio sta gestendo con grande amore. Fabio ha 19 anni, 18, ed è la persona che si occuperà di me quando sarò anziana e rimbambita. Mattia, che si è occupato della comunicazione all'interno di questo nostro A Tu per Tu in Web TV e che lo farà anche in altre puntate, anche lui giovanissimo, 22. Loro sono il nostro futuro e quindi noi dobbiamo credere in loro e dobbiamo investire in loro e dobbiamo capire che il cambiamento passa nella responsabilità. E quindi io mi sono affidata a loro e voi affidatevi a Musicalmente e all'Agenda 2030, con ovviamente il 18° punto che loro là all'ONU si sono dimenticati. Grazie a tutti.